Ciao a tutti, bentornati sul canale. Oggi eccomi qua per il video in collaborazione con Daniela del canale Insolitamente Makeup. Quindi saluto Daniela con tanto affetto e cara Daniela, ti auguro buon Ferragosto, visto che oggi c'è questa festa. Purtroppo qua dove sono io festa non è, però va bene. Quindi auguri di buon Ferragosto a Daniela e a tutti voi che state guardando questo video. Adesso inizio subito con la mia review perché, come ogni mese, io e Daniela recensiremo tre prodotti: un prodotto da mangiare, un prodotto da indossare e un prodotto di bellezza. Allora, inizio subito con il prodotto di bellezza. Questo mese io ho comprato questa mini size di Benetint, la tinta appunto della Benefit, che serve sia per le guance come blush, ma anche come tinta labbra. Io non la sto usando come tinta labbra perché insomma preferisco usare il rossetto cremoso, ma la sto usando come appunto blush ed è mi piace perché è molto liquido, come potete vedere, quindi è facilissimo da applicare e non è una tinta molto scura, sebbene ecco qua sembri veramente di un rosso intenso. Invece quando l'andate a mettere si fonde completamente con l'incarnato, quindi se volete un colore più forte dovete applicarlo più volte. Io la porto e come vedete è molto molto naturale. Quindi questo qui è il prodotto appunto di bellezza. Invece, per quanto riguarda il prodotto da mangiare, io questo mese ho provato delle patatine un po' particolari. Eccole qua, hanno questo sacchetto dove c'è disegnato un mostro, un mostriciattolo, e infatti queste si chiamano Monster Munch, mi pare, e sono della marca Walkers, che è molto famosa, qua produce tantissime patatine. Il gusto è un po' particolare perché questo sa, è scritto qua, di pickled onion, ovvero di cipolline sott'aceto. Quindi se non vi piacciono le cipolline sott'aceto lasciate stare perché appena le provate sentite subito, avvertite subito il sapore intenso dell'aceto e poi si sente il sapore cipolloso. Io le trovo molto stuzzicanti come snack, sono particolari, vi faccio vedere anche la forma, perché la forma è questa, sembra la zampa di un animale, di un mostro. Eccolo qua. E a me piacciono veramente tanto. Quindi queste qui, se capitate da queste parti, in Inghilterra, provatele. Dietro c'è il mostro che saluta. E adesso l'ultima cosa che vi faccio vedere è il prodotto, tra virgolette, che si indossa, ovvero è questo vestito che porto io oggi. È un vestito che ho portato tanto, sto continuando a portare perché lo trovo veramente molto fresco e adattissimo, insomma, a questo periodo appunto di agosto, di caldo insomma ferragostano. Anche qua fa abbastanza caldo. Questo è un vestito leggero, io lo indosso tutti i giorni perché lo trovo anche sportivo. Ha una linea molto molto pulita, molto oserei dire bon ton, e il colore come vedete è bianco di fondo, poi ci sono queste righine blu, ma il colore è blu jeans, e poi ha questo aspetto un po' stropicciato, e quindi questo è il capo insomma che ho indossato e sto continuando a indossare di più in questo periodo, e ve lo volevo far vedere. La marca è Max & Co. E il video termina qui, spero insomma di avervi fatto vedere tre cosine interessanti. Fatemi sapere cosa ne pensate e scrivetemi un commento qui sotto, io vi risponderò. Adesso andiamo subito a vedere il canale di Daniela, Insolitamente Makeup, vediamo cosa ci consiglia lei per questo periodo. Io vi saluto, ci vediamo il prossimo mese, mi raccomando, continuate a seguirmi. Ciao ciao, al prossimo video!